Amici di Metal Detecting, buonasera, benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi abbiamo un ospite, che chiamarlo ospite è riduttivo. Una persona che sta facendo tanto, ha fatto tanto, spazzola da una vita quasi, da 20 anni. Ci ha fatto fare tante risate, ma sempre con garbo e con serietà. E con noi stasera, chiusi sul ferro, Stefano Sestolini. Ciao Ste. Ciao Francesco, ciao a tutti. Allora, ti è piaciuta l'introduzione che ti ho fatto? Voglio dire, che poi tutta roba reale, Sì, no, potevi dire il minchione, allora era più reale, il minchione. come stai innanzitutto? Bene, bene, Francesco, io direi che siamo a posto. Un po' troppo caldo, non riesco ad andare nei boschi perché è caldo anche lì, ma vabbè, arriveranno giorni un po' più freschi. Qua c'è una temperatura assurda, caldissimo, manca l'acqua dappertutto praticamente. Io la mia unica fortuna è che dove abito sulla strada della linea principale che dall'acquedotto porta l'acqua al paese, quindi sono uno dei pochissimi fortunati a cui non manca mai l'acqua, ma in paese c'è stato veramente un razionamento assurdo, gente che è rimasta 1 o 2 settimane senza acqua, assurdo. Eh sì, poi questo caldo qua senza acqua è da suicidio. Mamma mia. Assolutamente. Allora, Ste, tu sei uno dei detectoristi uno dei volti più noti, diciamo, in Italia, non solo perché sei una persona a modo, sempre politica, tra virgolette, con garbo, non hai mai avuto contenziosi con nessuno, ma anche perché spazzoli da tanto e sei all'interno di un team che è una banda di scalmanati. Dove Sì. secondo me tu fai da badante un po', da babysitter un po' a tutti. Sì, mi prendono in giro, mi chiamano il vecchio, ma se non ci fosse quel vecchio qua a tenere per mano, sai Giovanni Luca, soprattutto Gibba, ma è un delirio tenerli a freno. Comunque, no, a parte gli Ma scherzi, non ci com'è stare dentro il team? stare dentro il team, allora, è impegnativo perché abbiamo sempre delle grandi iniziative, abbiamo sempre tanto da fare, tanto da fare. Però lo facciamo divertendoci, quindi si fa volentieri e ti pesa anche il giusto. E Perché quello là ti fa disperare di più. la compagnia è bella, dai. Però sì, tu pensa Quindi che io insomma, non ho mai dovuto. chi è quello che ti fa disperare di più? Attualmente Gibba. Addirittura. Sì, no, lui ha, sai, è giovane, cioè, è pieno di adrenalina, lui non sta fermo, lui vorrebbe sempre fare, solo che chi gli sta dietro quello lì? È difficile. È un pazzo scatenato, però è un pazzo buono, buono. Anche lui è come me, lui gli piace divertirsi. Solo che lui c'ha ancora l'adrenalina e le forze. Io un po' di forze le ho perse. Ma va, che siete ancora nel fior fiore della giovinezza. Che poi io dico, allora, all'interno del team, secondo me, la carta vincente, e questo te l'ho detto anche altre volte, ma perché lo penso sinceramente, la carta vincente è la vostra sincerità, il fatto che siete non dei personaggi costruiti, dei personaggi messi lì con un copione, ma siete voi, siete reali. Tu che ne pensi? Guarda, sì, sono assolutamente d'accordo, anche perché la nostra grande fortuna è che collaboriamo con un'azienda dove non ci ha dato vincoli di nessun genere, anche perché sennò io col mio modo, col mio, non sono portato né a pubblicizzare né a. No, non è il mio mestiere. Però ci è stato dato praticamente carta bianca. Quindi non siamo preclusi a fare, dire ciò che vogliono gli altri, no, noi siamo al naturale. E questo secondo me è la nostra carta vincente, perché noi siamo proprio così. Cioè, come ci vedi nei filmati, poi tu ci conosci, ci hai visto, ci conosci personalmente, quindi non è che insomma fare gli asini non facciamo fatica, ci viene bene, ecco. No, Però assolutamente,
Posso dire sinceramente che in un mondo, perché il nostro mondo ultimamente negli ultimi anni ha visto dal mio punto di vista la nascita di una miriade di gente che si mette a fare due foto e si sentono influencer, no? Però Esatto. non ce la fanno a sfondare, secondo me, perché stanno sempre lì a pensare come vendere, pubblicizzare, come vendersi magari. Ma guarda, tornando sul discorso della carta vincente, è proprio quella che noi, qualcuno quando sono entrato nel team mi ha contestato che da quel momento in poi sarei diventato uno di parte, sarei diventato uno che doveva dire, parlare bene solo del proprio prodotto. Ecco, questo io credo che almeno da parte mia, ma anche da parte di Luca, Giovanni, Gilda, credo che non abbiate mai sentito dire che i nostri metal sono i migliori o il metal di quella marca fa schifo. Il problema di questi influencer è che invece di esaltare solo il proprio prodotto, per farlo sparano, perdonami, merda addosso alle altre marche. Questo secondo me è il modo più sbagliato per fare l'influencer. Anche se io non sono, io non mi reputo tale, quindi io non mi so, negli anni, ormai sono tanti anni, non mi sono mai voluto legare con nessuna azienda, mi sono legato con questa e ti spiego anche perché. Innanzitutto io sono loro cliente da sempre, credo da sempre. Quindi amico con Giovanni, amico con Alessandro, che è l'amministratore delegato, amicissimo di Albino, che Albino, insomma, Grande B. io penso che un vecchio ricercatore come me che non conosce Albino sono in pochi a non conoscerlo, no? Perché Albino è stato uno dei primi in Italia, uno dei primi a importare i metal e quindi è conosciuto. Quindi l'amicizia che ci legava ha fatto sì che io non, inizialmente non volevo entrare, poi quando mi è stato detto, guarda, tu devi fare quello che hai sempre fatto, devi fare quello che sei. Questo mi ha convinto a entrare e sono ormai 3 anni. Io penso che, Aspetta, tra virgolette, sono 3 anni, sì, sono dal 22, 23, 24, sì, 3 anni. E quindi, ma dico, secondo me la nostra carta vincente è proprio quella, che non abbiamo. sì, sono d'accordo perché alla fine, come ti ho detto anche tante altre volte, la nostra categoria, il nostro è un hobby. Un divertimento. La gente generalmente si approccia, soprattutto la gente più pulita, che è la stragrande maggioranza della nostra categoria, si approccia al metal perché vuole andare per trovare la monetina, perché magari è appassionato di militaria, perché c'è il papà o c'è l'amico che fa metal detector, quindi vanno a spazzolare insieme, si fanno un panino. E nel panorama delle persone che fanno video ultimamente o sono più in vista, voi secondo me avete beccato la strada giusta e ripeto, non tanto perché probabilmente vi siete messi a fare gli studi di settore di marketing, ma proprio perché siete così. Altrimenti No, non duravate, tutto sto tempo. ma ti ripeto, noi siamo così, lo siamo sempre stati e non avendo avuto nessun obbligo, nessun input, continuiamo a essere così. Io credo che non ci sia nessun video, che è la cosa che odio di più io quando vedo alcuni video. Da parte nostra non vedrai mai e non ci sarà mai, o sfido chiunque andare a vedere se c'è, dove qualcuno del team parla male di un altro metal, Vero, che confermo, noi non confermo. rappresentiamo. Io credo che, perché è una questione di correttezza, una questione di professionalità, una questione di, diciamo così, come dicevate prima, noi siamo hobbisti. Un hobby uno perché lo cerca, perché vuole passarsi il tempo, si vuole divertire e non vuole guerre. Non vuole, altrimenti sta sul divano, no? Io principalmente io Sì, vero. vado in mezzo al bosco perché mi piace la ricerca, ma soprattutto mi piace la compagnia, divertirmi, mangiarmi il panino in mezzo alla natura, bere un caffè in mezzo al bosco, è bellissimo. Sì, assolutamente.
È la cosa, Quindi la cosa più, una delle l'autista cose più secondo me belle. non vuole sentire dire questo va bene, questo fa schifo. È lui che lo giudica. Penso che sia lui stesso a giudicare un metal buono o non buono. Tutto qua. Sì. Infatti, io sono d'accordo con te anche perché pure io ho passato tanti metal, poi bene o male sono ritornato al mio Deus, così come quello che c'è tu, ma perché? Perché comunque hanno sistemato tante cose con la nuova versione sulla spiaggia, va che è una bomba, quindi credo che ormai io mi sono fermato lì, poi vedremo più avanti se uscirà qualche altra macchina Sai, mirabolante. Ma ti volevo ma comunque, chiedere, dimmi, dimmi. ma come nasce Sesto Detectorista? Da dove ti è venuta sta passione del metal? Qui bisogna andare indietro un po' di anni, perché io ho cominciato perché mia figlia, che adesso ha 32 anni, all'età di 11-12 anni, adesso non ricordo preciso, ma più o meno, è venuta a casa che voleva il metal, insomma, si vede qualche suo amico, qualcuno, va a sapere. E allora gli ho comprato questo metal e ho cominciato a accompagnarla, sai, lei era piccolina, nei campi, un po' nei boschi. Anche io ho detto, ma cavolo, ne prendo uno anche per me, così almeno andiamo insieme, non mi annoio, anche perché sennò facevo solamente lo scavatore, io lei cercava e io scavavo, non era il massimo della soddisfazione. E da allora anch'io, come tutti, ho cambiato tanti metal. Sono partito da cos'era prima? Garrettino. Come 50 Invece, forse. esatto, invece mia figlia è partita più alta. Lei ha, il primo che li presi era un XP ATX 150, credo. Sì. Che gran metal. Grande, abbiamo cominciato come tutti, anche perché io abito sulla linea gotica, quindi come tutti con militari. A mia figlia gli piacciono i bottoni militari, gli piacciono le cose lì. Poi con gli anni io mi sono spostato più in alto, dove c'è stato un po' meno combattimenti, perché il militare basta. Mi aveva un po' stancato per cambiare. Ecco, non sono un cercatore di acqua, perché odio il mare, quindi faccio un po' fatica ad andarci. L'ho fatto, ci sono andato in compagnia, ma non è una ricerca che amo. Per il Non resto, ti dà campi tanta montani. soddisfazione? No, no, io sono fra quei minchioni che io preferisco una bella votiva, magari anche brutta marcia, che un anello d'oro. Mi dà più soddisfazione, ma è una soddisfazione personale, forse perché, dai, quella è la mia ricerca. Io sono partito dalle montagne e è la morte mia. La montagna è troppo bella, troppo bella. Quindi sei detectorista da una venticinquina d'anni, diciamo. Sì, ho fatto tanti anni da solo, uscivo da solo perché io nel mondo dei social sono entrato molto tardi. Leggevo qualche forum, che all'epoca c'erano i forum, non Sì, certo. c'era, no? Esatto, non c'era Facebook, c'erano i forum. Leggevo così per documentarmi, ma niente di più. Poi un giorno nel bosco sono caduto, ero da solo, mi sono preso paura, ho detto no, da solo forse non è più il caso che vado. E ho conosciuto gente qua dalle mie parti che non sapevo neanche che. Dietro casa c'ho un ragazzo che ci va anche lui da anni e io non lo sapevo. E ho cominciato a uscire in compagnia. E da lì è nato Sesto. Nel senso che ho cominciato a frequentare i social, ho cominciato a ridere e scherzare un po' con tutti, sono usciti qualche video e da lì è nato Sesto. Questa Bella, è la sai, mia su storia. questa rubrica piano piano sto iniziando a conoscere un po' le persone che intervisto, come sono nati come detectoristi, chi magari la compagna. Ecco, ho sentito Giovanni Nicosanti che uscirà a breve anche la sua intervista. Silvia gli ha trasmesso la passione del metal. Graziano Passerini, che la prossima intervista sarà che uscirà questo venerdì, dopodomani sarà la sua. Che parte anche lui con il figlio, se non sbaglio, comunque che gli trasmette la passione del metal. Quindi, vuoi o non vuoi, anche personaggi, perché poi diventano anche persone conosciute, nascono quasi così Così, per col puro caso, caso. diciamo.
vero, puro è vero. caso. Graziano mi disse, dice, io ho preso il primo metal, lui detectorista non da tanti anni, dice, per la pandemia ho girato il mio campo, avevo qualche ettaro di terreno, l'ho girato a destra, manca, sali, scendi, e più trovavo e più c'aveva, sai, gli è partito quell'embolo Sì. del metal detecting. Poi è così, no? Bello. È come la febbre dell'oro, poi dopo non. Se ti prende la curiosità di quello quando vuoi sapere cosa c'è sottoterra, non c'è niente da fare, nessuno ti ferma. Vai. Dimmi una cosa invece, quest'anno com'è andata con il Giba Gold Adventure? Io Parlando del direi presente. molto faticoso, perché abbiamo fatto un po' di tappe, ne manca ancora una, anzi invito tutti il 29 settembre dalle parti di Rimini, faremo l'ultima, che non sarà l'ultima perché poi andremo anche all'Xpirelli da quel signore che ho di fronte, sì, da quel signore lì. Quella è la data, ma a Novembre. novembre. A novembre il 24, se non sbaglio. Sì, Esatto. Comunque è andata bene, ma è andata bene perché noi siamo circondati dai gruppi Facebook, che grazie a Dio la stragrande maggioranza ci vuol bene. E in tutte le regioni che abbiamo toccato siamo sempre stati aiutati da loro, ovviamente, perché noi potremmo far poco senza il loro aiuto. Guarda, il bello che già l'anno scorso si era dimostrato così, già giù in Sicilia da voi è stato fantastico. Ma voglio dire, abbiamo toccato tante regioni, io non ho trovato un gruppo affiatato, socievole, ospitale. Ci hanno aiutato tutti, sono stati, guarda, devo Lì ho ringraziarvi. visto In Sardegna è stato fantastico, quei ragazzi hanno fatto una cosa meraviglioso, sì, assolutamente. meravigliosa. Qui dalle mie parti, i ragazzi della linea gotica Tolè, poi i ragazzi qua, siccome che sono qui vicino a noi, ci hanno aiutato anche a fare i filmati di presentazione, quindi siamo stati sulla linea gotica sotto un'acqua incredibile, con loro che ci assistevano, guarda, è stato fantastico. I ragazzi veneti. Anche con Gianmarco, con gli altri, Sì. sì. Guarda, davvero, abbiamo trovato un affetto e un'ospitalità ovunque siamo andati che io non credevo ci volessero così bene. Ah, bellissimo, guarda, Sinceramente. veramente. E ci siamo divertiti tanto, come con te giù in Sicilia, cioè, com'è stato, non so, per me è stata una No, cosa. è stato meraviglioso, tutte se ne sono andate a casa con un premietto. Oggi parlavo con Giovanni, proprio ricordavamo questo, è stata veramente una bella manifestazione. E quest'anno ripetiamo di nuovo. Ma mi Ripetiamo diceva ancora. una cosa oggi sono venuto a sapere che il lingottino di settembre sono 20 grammi d'oro. Sì, oltre a tutti i premi, perché nonostante il lingottino d'oro, ci saranno tutti i premi, i soliti, no? Metal detector, pinpointer, pale, Pointer, guanti, sì. Guarda, insomma, anche lì. io allora. È che lì devo fare un ringraziamento agli sponsor perché nessuno si è tirato indietro, anzi ci sono fatti avanti, Graziano Passerini stesso. Insomma, tutti ci hanno dato qualcosa per accontentare più gente possibile. E sono in pochi quelli che vanno a casa senza premi ai nostri raduni. Piccolo o grande Ma che sia. non solo questo, ma anche l'aria proprio che si respira, secondo me. È fantastica, qualcosa che la gente se ne va a casa con te, felice, contenta, veramente. È questo che siamo riusciti a fare, Francesco. È la cosa più bella che siamo Sì. riusciti a fare. A parte i gruppi che si chiamano, sono loro stessi a chiamarci e ci danno assistenza, l'ho già detto prima, hanno un'ospitalità e davvero, ovunque siamo No, andati, guarda, abbiamo trovato. credimi, io onestamente adesso sentirò più persone, la prossima intervista che farò sarà Leonardo Ciocca, poi c'è Luca e tanti altri. Non ho motivo veramente di fare il lecchino con nessuno, non è la mia indole assolutamente, però posso dire che ad oggi il team, ma attenzione, abbiamo anche tante altre persone che sono nel mondo del metal che fanno tanto e ci fanno divertire, Mattia, Arianna e quant'altro. Assolutamente, Però assolutamente. il vostro format, chiamiamolo in questa maniera, è proprio verace, reale.
Poi ci sono altri format, diciamo, altre persone che fanno video come Leonardo Ciocca, che è un grandissimo tecnico, una persona che ha una mente incredibile in Italia. Però lo segui Leonardo perché impari sicuramente, ma dal mio punto di vista, poi posso sbagliare, si segue il team soprattutto perché ci si fanno quattro risate. Con i tempi che stiamo vivendo oggi è importantissimo, secondo me. È vero, poi c'è da dire anche che con Leo, con Arianna, Mattia, cioè, c'è anche un'amicizia, nonostante che siano della concorrenza, tra virgolette, noi non ci vediamo come concorrenza, anzi, siamo amici, amici, ci sentiamo quasi quotidianamente, c'è un rispetto reciproco e anche quello è meta. Anche Certo quello che, è meta. ma assolutamente, assolutamente. Io certe volte dico nei gruppi, no? Tu poi sei in diversi gruppi dove siamo insieme, anche sul protocollo d'intesa. Io dico sempre: lottiamo noi per una causa comune che è quella del metal detecting, anche se non andiamo d'accordo, tanto non è che dobbiamo andare a mangiare a casa la domenica insieme. Mentre con voi, Mattia, Arianna, Leonardo, così come tanti altri, no? Alla fine non solo c'è la passione che ci unisce, quindi l'obiettivo comune, ma anche mangiare a casa, tra Vero. virgolette, insieme, prendersi una birra insieme. Dico, e quando trovi questo, secondo me hai fatto bingo, assolutamente. No, questo è tutto, Francesco. È tutto perché se nell'ambiente stai con persone con cui ti trovi male, non ti diverti più. Io, grazie a Dio, mi diverto ovunque vado per adesso. E vorrei Ottimo, continuare ottimo. così. Parliamo di Latina. La Latina è una cosa che tu sai perché mi conosci, insomma. Fare un evento grande dove ci sono tutti gli importatori, tutte le marche, un po' che ci andiamo dietro. E l'anno scorso voi siete, secondo me, avete fatto una cosa che io appoggerò fino alla morte. Fantastica. Quest'anno vi siete replicati ancora meglio. Il prossimo anno sono sicuro che sarà ancora meglio di questa. Prossimo anno, tra l'altro, ci sta dando una mano Luca per la location, per trovare qualche sponsor. È veramente quel ragazzo che sta facendo un mazzo perché sembra una sciocchezza, ma anche solo trovare una location adatta, vedi che non è semplice, per No, un no, evento no. del genere. Purtroppo in Italia con le nostre leggi, le nostre regole, non è facile. Non è facile. Cioè, è molto più complicato che in un altro paese, tipo Inghilterra. Noi abbiamo regole, leggi restrittive e dobbiamo stare a regole. E quindi Prossimo anno non. ci divertiamo, facciamo dalle parti vostre, vicino Modena, mi diceva Luca. Ci Sì, abbiamo la possibilità di tra Bologna e avere Modena. i track food, di avere di stare lì la sera, di divertirci insieme. Io Sì. credo che sarà un evento straordinario. Faremo 48 full senza andare a letto. Ma tu c'hai l'età, cioè, voglio dire, non è che Sai, una volta l'anno si riesce ancora a fare. Ti metto in camera con Albino, così tutte e due. Ma no, ma anche no. Almeno ci pensa da solo, fidati. È Io ancora per te capace. mi preoccupo, non per lui, per te mi preoccupo. No, quest'altro anno Detect Italia sarà ancora meglio di quest'anno, che è stato meglio dell'anno precedente e. Boh, non dico più niente perché sai come la Ora penso e dimmi, secondo me avete fatto una cosa dimmi, grandissima. dimmi una cosa, invece il Sestolini del futuro come lo vedi? Come lo vedo? Io spero ancora nei boschi a cercare. Poi piano piano lascerò andare quei ragazzi come Gibbe e Luca che sono molto più giovani. Loro continueranno a fare gli asini. Io mi metterò nei boschi insieme alle mie compagnie, ai miei cinghiali, però continuerò finché posso divertirmi. E questa è tanta roba. Questa è tanta roba, Poi, assolutamente. chissà, magari vedrete ancora qualche video con me che vado nel bosco con la zannetta. Chissà, con due metri, da una sulla zannetta e nell'altra un metro. Dai, sono contento, sono veramente contento che abbiamo potuto scambiare queste due parole. Alla fine ci siamo fatti anche quattro risate. E questo è quello che mi piace che
che viene fuori durante queste, chiamiamole interviste, ma poi una chiacchierata tra amici, Sì, voglio dire. no, Quindi è ha questo fatto piacere quanto. anche a me. Ha fatto piacere anche a me cambiare due chiacchiere, anche perché molti le domande che mi hai fatto tu se le fanno, oppure me le fanno direttamente, ma è così, Sì, così vivalmente, conosciamo di più la persona. vivalmente, viva il metal, sempre con Vive te. il metal detto così, però con Era meglio detto Vabbè, tanto lo mandiamo in fascia protetta questo. non ho detto niente, non Bravi siamo. Bravissimi Noi siamo noi. siamo sempre bravissimi. Se ci fosse stato Giba, avrebbe detto viva la Topolina, sempre comunque. La Topolina si può Dovevo dire. intervistare a G. La Topolina si può dire, sì. Topolina si Sì. può dire. Ma oggi siamo rimasti in pochi uomini a Sì. Vedi Luca? Esatto. E su questo chiudiamo questa intervista di Chiusi sul Ferro insieme a Stefano Sesto. Taglia, vedi Luca. No, lascio più bello. Ciao Ste, grazie mille, alla prossima. Ciao, grazie a te, Ciao, Francesco. ciao. Ciao, ciao, ciao a tutti.